niente così, niente da fare. Sto camminando sozzi, cercando l'usore. Rubo una vita che sia un poco migliore, che porti gli occhi più giù verso il mare. Sento il ricordo che ti strappa le vene. Domeredo noi due cinque giorni più scuri, quando che tu alla finestra cantando canzoni, con i capelli alla luna ci pensieri lontani. Allora, eccoci. Vai. Allora, visto. Vai Marco. Insomma, sullo scenario geopolitico internazionale ci sono delle, insomma, questi giorni delle novità grosse. Insomma, vediamo le turbulenze in Venezuela con questa situazione di due presidenti in carica, uno supportato dal. Da Trump e da, diciamo così, insomma, buona parte del mondo occidentale, e invece Maduro che è supportato da, insomma, dalla Russia, dalla Cina e da Cuba vabbè, anche dalla Bolivia, da Cuba. Bolivia e Messico.
Insomma, adesso è difficile capire quale sarà la piega che prenderanno gli avvenimenti in Venezuela, che è insomma un paese allo stremo. Però è interessante capire anche le radici di questa situazione, che sono, vabbè, nella politica economica disastrosa che ha caratterizzato il Venezuela degli ultimi anni. E però anche insomma, la strategia di contenimento che gli Stati Uniti d'America stanno effettuando nei confronti della Cina. E questo, quindi insomma, stavo leggendo adesso un articolo molto interessante sul filo rosso che lega per esempio Huawei con i fatti del Venezuela. E la premessa di questo articolo era la considerazione innanzitutto delle schermaglie che ci sono tra USA e Cina, la guerra commerciale, che hanno come spunto iniziale il deficit commerciale tra Stati Uniti d'America e il grande paese orientale. Allora, qui bisogna fare una premessa un pochettino da economisti, nel senso che è vero che la Cina ha uno sbilanciamento della bilancia commerciale con gli Stati Uniti, nel senso che la Cina è un paese esportatore e gli Stati Uniti d'America sono un grande paese importatore di merci cinesi. Quello però che alle volte è difficile da calcolare è come dei prodotti come certi prodotti influiscano su questa bilancia commerciale. E a questo proposito è un po' da manuale il caso di un prodotto che viene visto come un prodotto americano, e cioè come l'iPhone, ma che viene prodotto in Cina. E quando un iPhone viene venduto sul mercato americano, si fa per esempio si prende l'iPhone 7, diciamo la Cina ha uno sbilanciamento della bilancia commerciale con gli Stati Uniti di circa $250, che è il prezzo con cui un iPhone 7 viene venduto dalla Cina agli Stati Uniti. Però di questi $210, perché vengono registrati come un disavanzo della bilancia commerciale tra Cina e Stati Uniti? Perché in realtà ci sono tantissime componenti che vengono vendute da tutti i paesi del mondo alla Cina, per cui per esempio si prende la fotocamera dell'iPhone, l'ottica viene dal Giappone, per esempio, i semiconduttori vengono dalla Corea, da Taiwan e così via. Insomma, quello che succede in Cina è che per la maggior parte vengono assemblati questi componenti che vengono da tutte le parti del mondo, e ci sono pure anche una serie di royalties eccetera eccetera americane, però del valore di questi $210 con cui un iPhone viene venduto, prezzo Apple, non il prezzo al consumatore americano, solamente una parte di questi rimane in Cina. Ecco, ho fatto questa lunga premessa perché insomma, c'è un programma governativo che è China 2025, cioè il progetto molto ambizioso del governo cinese di diventare entro il 2025 un paese in cui si crea il 70% del valore dei prodotti che si esportano all'estero. E abbiamo visto che nel caso dell'iPhone questo non succede, perché insomma molte delle componenti dell'iPhone vengono da altre parti del mondo, ma soprattutto il design e le royalties tecnologici che vengono dagli Stati Uniti d'America. E da questo punto di vista Huawei è un'azienda modello per il governo cinese, perché ha un alto contenuto tecnologico locale
e quindi viene vista come un modello dalla Cina e in qualche modo anche supportato dal sistema paese cinese. E questo tipo così di politica si vede soprattutto nelle nuove tecnologie come il 5G, di cui Huawei è una leader tecnologica. E da qui quindi nasce il desiderio di contenere questa ambizione economica cinese, quindi colpendo Huawei e a questo punto contenendo le mire espansionistiche commerciali cinesi e le partnership che la Cina fa con paesi in altre parti del mondo, paesi per esempio come il Venezuela, che è legato con accordi commerciali molto stretti con la Cina. E quindi insomma, gli autori di questo articolo illustrano questo ipotetico fil rouge che lega appunto la politica cinese di creare maggiore valore aggiunto in Cina e creare questo qui assicurandosi materie prime come il petrolio per esempio venezuelano e da qui questa controreazione di, che viene da Trump, quindi dal suo temperamento focoso, temperamento un po' imprevedibile, ma che in realtà era già partito prima, in quanto per esempio anche Hillary Clinton aveva nel corso della sua campagna elettorale, ma anche prima come segretaria di Stato dell'amministrazione Obama, teorizzato la necessità di contenere la Cina. Ecco, insomma, quindi l'arresto del CFO di Huawei in Canada su un mandato americano e l'appoggio e il riconoscimento come presidente dell'opposizione venezuelana sono da inserirsi nel quadro di un confronto geopolitico internazionale tra Cina e Stati Uniti d'America. Ma questa è una lettura interessante perché diciamo la lettura invece attuale, generalizzata nell'Occidente è tutt'altro, eh? È un dittatore brutale, prima Chavez, poi Maduro. Certo non è un angioletto, insomma, no? Lì lo scontro è veramente duro, i morti ci sono, quindi però c'è anche questo assedio che ripropone quello che per quanti sono passati dal 59 ad oggi, 60 anni, no? Uh-huh. 60 anni di assedio a Cuba. No, pure Cuba non stava e non sta gran bene, proprio perché questo assedio, queste sanzioni a cui è sottoposta pesano molto. Quindi senza voler assolvere naturalmente Maduro o chi l'ha preceduto, Chavez, però insomma c'è anche questa condizione che non è secondaria, ecco. Certo, fa parte di un discorso geopolitico più generale, per cui chiaramente Maduro per resistere agli Stati Uniti si è appoggiato alla Russia da una parte e al colosso asiatico, alla Cina, e quindi questo rientra nel gioco. Lì intervengono poi anche delle questioni personali, nel senso che insomma alcuni analisti davano anche l'ipotesi che Maduro, vedendosi insomma sempre più stretto in una situazione insostenibile, abbia adottato certe politiche per crearsi un rifugio dorato in qualche paese amico, insomma, quindi potrebbe darsi anche che ci siano delle riflessioni di tornaconto personale in certe situazioni. Questo insomma è difficile da sapere, però questo esiste sempre come chance, diciamo. Sì, certamente. Altrimenti c'è il suicidio o farsi ammazzare, insomma. Sì, ma adesso la